situazione. Ecco, che cosa troveranno le persone ad Agriumbria, proprio della nostra regione, del Cuore Verde? Ma della nostra regione troveranno prima di tutto un bello stand dedicato alla zootecnia, alle chianine, che si ripropongono come uno degli elementi, diciamo, centrali di questa fiera. Troveranno le nostre vocazioni, quindi da grifolatte a tante produzioni anche nostre tipiche locali, e troveranno la gioia e l'entusiasmo di chi attorno al mondo agricolo, all'agroalimentare e a tutto l'indotto ci mette passione, voglia e tanta tenacia. Assessore, forse l'avrà già detto, fondi europei per Agriumbria ci sono? Come viene? Cioè, voglio dire, è una politica quella della regione dell'Umbria che tiene conto delle grandi manifestazioni. Agriumbria è indubbiamente diventata il centro nazionale dell'agrizootecnia. Quindi la regione cosa fa, l'Umbria cosa fa e l'Europa cosa fa, se fa? Ma la regione naturalmente sta accanto ad Agriumbria perché è la più bella vetrina, una delle più belle vetrine nazionali, che mette in risalto le caratteristiche, le vocazioni, le qualità dell'agricoltura, dell'agroalimentare, in un contesto sia nazionale che europeo, che vede comunque dare forti sostegni al comparto agricolo e al territorio rurale. Come Umbria siamo tra le regioni che hanno avuto maggiori finanziamenti per i prossimi 7 anni, e questo corrisponde anche con una scelta precisa politica della giunta regionale, perché siccome le risorse non sono gratuite ma vanno cofinanziate con, per quanto ci riguarda, 22 milioni di euro all'anno nella prossima programmazione, questo per affermare che nel comparto agricolo, sia zootecnico che legato al vino, all'olio, al frumento, ai cereali, ci vogliamo scommettere, anche perché assieme all'agroalimentare e a tutto l'indotto rappresenta una significativa fetta di economia, di occupazione e anche di presidio del territorio e quindi di qualità paesaggistica ambientale.